Ciao a tutti amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Books! Il book di oggi è un libro un po' particolare perché è una specie di corso, ma adesso ve lo faccio vedere. Si chiama Corso di pianoforte, una storia per imparare a conoscere e suonare le note musicali. E questo libro me l'hanno inviato i due ideatori, scrittori del libro, Simone Valeri e Loretta Guigi, che ringrazio anche tantissimo perché mi hanno fatto delle bellissime dediche. E comunque questo libro è pubblicato da Edizioni Alta Valdera. E visto che in questo libro non c'è la trama, vi leggerò l'inizio. C'era una volta un castello musicale e dalle sue finestre ogni giorno uscivano tante meravigliose note. Scusate. Il castello era abitato da un re e dal suo domestico, che tutti chiamavano Do. Do indossava un grande cappello e aveva degli enormi baffoni. Era un gran brontolone. Il re invece era sempre felice e cantava dalla mattina alla sera. Un bel giorno Do e Re nel parco del castello videro un gattino che saltava sull'erba. Era sempre senza voce, tanto che non riusciva mai nemmeno a dire miau. Invece di dire miau diceva e così Mi divenne il suo nome. Do e Re si misero a giocare con Mi, che però, dispettoso, diede un morso a Do, che andò su tutte le furie e chiese al re di costruire una prigione e rinchiuderci Mi, in modo che non potesse più fare male a nessuno. Poi ovviamente il libro continua. Per esempio il gattino incontrerà una farfalla, e incontrerà anche un sole e poi il resto delle note, quindi si, cioè la, si e un piccolo do. E anche se questa storia è una storia molto molto semplice, però molto 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 carina, e diciamo che è adatta ai bambini di 2-3 anni, però devo dire che anche da più grandicelli, perché già a me, che sono più grande di 2-3 anni, mi è piaciuta molto 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 molto. E alla fine, in più, ci sono delle... non vi spoilerò il finale, ci sono dei piccoli ragnetti che sveleranno ai bambini quanto il tempo delle note, quanto durano le note. Poi ci saranno anche degli altri giochetti, per esempio come posizionare le mani su un pianoforte. E alla fine ci saranno anche delle piccole canzoncine che i vostri bambini potrebbero suonare o che voi potreste suonare per loro, facendogli un po' imparare a suonarle. E quindi anche alla fine questo libro vi insegna un po' anche ai vostri bambini la musica, diciamo, per farli appassionare fin da piccoli alla musica, perché come vi ho detto 2-3 anni. E quindi insomma io dico ai bambini, ma anche ai genitori, se avete dei figli che, o voi bambini, se vi piace molto la musica e vorreste che vostro figlio o voi, come vi ho detto, suonassero uno strumento musicale, questo per iniziare con il pianoforte è molto molto carino e è perfetto, perché insegna in modo scherzoso e divertente ai bambini la musica e le note. Vi voglio anche raccontare che io prima, un po' di tempo fa, quando ero più piccola, suonavo il pianoforte. Proprio il pianoforte? Sì, proprio il pianoforte, però l'ho fatto solo 6 o 7 mesi. Secondo me eri molto brava. Sì, anche per me ero molto brava. E cosa è successo? Perché per il pianoforte bisogna molto 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 impegnarsi. E la mia maestra era anche bravissima, però bisogna molto molto impegnarsi. E tu sei una pigrona. Non è che sono una pigrona. E non hai più voluto andarci. E infatti un po' mi pento, quindi vorrei, magari un giorno potrei continuare. Sì, sempre in tempo, è vero.
Però devo un po' ripassarlo. Beh, certo. Non è che ho una memoria proprio. Mi aiuto con questo libro. E proviamo a chiamare la maestra. Sì, così magari posso ricominciare. E poi magari posso suonare anche le canzoni che ci sono alla fine del libro. Esatto. e magari posso anche farvele vedere un giorno, magari. Sentire, non vedere. Sì, vedere. Vi faccio vedere che posso fare sentire e vi posso far vedere un video, in questo senso. E poi io con questo libro aiuta molto ai bambini, come ho detto, a imparare a suonare. Però io ho pensato, mentre lo leggevo, che i genitori, se a loro piace tanto la musica perché magari da bambini suonavano e si divertivano molto e vorrebbero anche che i loro figli o le loro figlie, non devono continuare a stressarli dicendogli suonalo. Loro da sé devono volerlo suonare, perché sennò poi lo fanno un po' a casaccio. Ma quindi cosa vuoi dire? Che cosa? Noi ti abbiamo... No, non è quello. No, no, anche a me piaceva. Però poi okay. Sono io che ho abbandonato perché mi credevo meno forte di quello che ero. Meno forte? Meno brava? Sì, non meno brava. Nel senso che secondo me potevo essere più brava, quindi ho abbandonato perché... mi sono arresa e non dovevo arrendermi. Quindi ricomincerò perché ero anche... Veramente? Ero bravissima. Ok. Ero piccolissima. Questo adesso lo dico alla mamma. Però ero piccolissima. È vero, diciamo che non avevo questa età, avevo 5 anni. No, 5 forse no, 6. Diciamo. E quindi sarebbe molto bello ricominciare. E quindi voi genitori, è un consiglio davvero da amica. Se volete far fare a tutti i costi a vostro figlio qualcosa, ma non solo per la musica, anche per altre cose, non insistete, devono essere loro da sé che dicono: adesso mamma voglio incominciare a fare questo, adesso mamma voglio fare questo. Però si può anche leggere una storia a volte. E quindi questa storia aiuta i vostri bambini a appassionarsi alla musica. È vero, a volte le storie possono aiutare, accendere una scintilla nella loro testa e dire: questa storia mi piace, mi ha fatto pensare che forse mi piacerebbe suonare il pianoforte. Ok, ho capito, chiarissimo. Va bene. E quindi questo libro, ve lo dico ancora una volta, è perfetto per farli imparare ai vostri bambini. Farli venire voglia, vuoi sì, dire? Sì, farli venire voglia, ma fare anche un po' imparare, perché nel senso, cioè... Va bene. Qua vi insegna tipo la durata delle note. Alcune cose, certo. E quindi è anche certo. Un po' scuolina. È anche un po' insegna. Sì, e quindi... Infatti è corso. Esatto. Sono io che ho detto le parole giuste, va mica bene, te. Va bene. E quindi vabbè, adesso io... vi saluto consigliandovi ancora questo libro e dicendo ancora grazie a Simone, Valeri e Loretta. Quindi grazie ancora, ciao a tutti, ve lo consiglio ancora. Ciao, un saluto da Do, da Re, da Mi e da tutti i personaggi della storia. Ciao e da tutte le note. Ciao. Ciao.